non la ZTL. Noi riteniamo che la ZTL, noi condividiamo la ZTL, però riteniamo che la ZTL come sia stata concepita a Cerignola sia assolutamente decontestualizzata da un progetto più ampio. Noi spingiamo per progetti di mobilità sostenibile, crediamo che le arterie cittadine già seriamente ingolfate vada rivisto l'organizzazione delle arterie cittadine, crediamo in progetti più ampli di sviluppo del tessuto urbano cittadino, del tessuto sociale, di sviluppo di attività commerciali, così come crediamo che la Terra Vecchia vada di fatto valorizzata in maniera ben diversa che tramite per mezzo di una semplice chiusura del traffico cittadino. Per questo noi non siamo contro la ZTL, siamo favorevoli a una rivisitazione del piano così come concepito, sia per periodi, sia per quanto concerne gli orari, sia per sviluppo della mobilità sostenibile, del bike sharing e del traffico pedonale. Cosa è emerso da questa riunione, da questo incontro con i commercianti? È emerso assolutamente una contrarietà da parte dei commercianti al progetto del piano del traffico come è stato concepito dall'amministrazione comunale, è emersa anche una sorta di malumore per non essere stati di fatto seriamente considerati nelle scelte effettuate dall'amministrazione, ed emerge soprattutto grande e profonda preoccupazione per quelle che possono essere le sorti anche economiche in un periodo di forte crisi per le attività commerciali insistenti sul costo cittadino e sulle zone interessate dalla zona traffico pedonale. Fondamentalmente su cosa non siete d'accordo? Con l'amministrazione per la ZTL. Non siamo d'accordo sostanzialmente sugli orari, sulla mancata differenziazione tra periodi dell'anno, tra giorni festivi e feriali, e soprattutto una mancata contestualizzazione della ZTL in un progetto più ampio di sviluppo del costo cittadino e del traffico pedonale e della mobilità sostenibile e dell'impatto ambientale nel traffico cittadino. Un consiglio per il sindaco, per il comandante dei vigili a proposito? Un consiglio, quello di prima di prendere decisioni, di ascoltare non solo la voce dell'opposizione ma anche la voce dei cittadini, dei commercianti, di tutte le persone di fatto interessate alle decisioni prese, e soprattutto un po' meno di arroganza nelle scelte, un po' più di buon senso, non pensando esclusivamente al dato economico di quelle che possono essere scelte amministrative.